voler fare la differenza nel mondo. Lavorare con energia, passione e rispetto. Prevedere l'imprevedibile e salvare la vita delle persone. Sono queste le idee e i principi che Volvo insegna da sempre. E c'è una persona alla Volvo che queste idee le segue da tutta la vita come una religione. I'm specialized in biomechanics and injury prevention. Just wanting to make a difference in the real world. Volvo is one of the best places to be. Dicono che le donne, proprio perché la generano, diano più valore alla vita. E forse è vero. Con un master in scienze dell'ingegneria meccanica e un dottorato di ricerca sul traffico, Lotta Jacobson è professore aggiunto in sicurezza dei veicoli alla Chalmers University of Technology. Ha più di 60 pubblicazioni internazionali che portano la sua firma e riguardano la protezione degli occupanti dell'auto in tutte le possibili situazioni di incidente. Con grinta e determinazione tutta femminile, lavora alla Volvo da 25 anni. Ha cambiato molte cose dentro e fuori le automobili, dando forza assoluta a quella priorità che la casa svedese ha al primo posto, ponendo come traguardo un obiettivo ambizioso. Entro il 2020 nessun guidatore di nuove Volvo deve morire per un incidente. Affiancata da Clive e dai suoi amici, i manichini per i crash test, ogni giorno Lotta arriva a verificare anche 20 prove. Si occupa della sicurezza di tutti all'interno dell'abitacolo, sia adulti sia bambini, ma anche dei soggetti deboli che stanno sulla strada, pedoni e ciclisti. Ma è ai bambini e alle mamme che dedica la maggior parte dei suoi sforzi. Ogni giorno lavora per farli viaggiare sicuri, protetti, in uno standard di sicurezza assoluto. Dal 2001, Lotta e gli altri ricercatori Volvo studiano le esigenze particolari delle donne incinte in tema di sicurezza e comfort. Ed è proprio durante questo lavoro di ricerca che hanno sviluppato Linda, il primo manichino virtuale di una donna in gravidanza. Per il suo lungo lavoro e per questo particolare impegno a salvaguardia della vita, merita un grande applauso da tutti noi. Il premio Gianni Mazzocchi 2015 va a Lotta Jacobson, una donna che conosce il valore della vita. Mai come in questi anni, la tecnologia di illuminazione delle nostre auto si è evoluta. Gli sviluppi sono stati rapidissimi e incredibili, tutti volti ad aumentare la sicurezza attiva. Guidare con intelligenza purtroppo non è un requisito fondamentale per avere la patente. Quindi diamo il benvenuto ad un'automobile che ha sviluppato un'intelligenza tutta sua.